Lamborghini è un nome sinonimo di lusso, potenza e prestazioni eccezionali. Conosciute in tutto il mondo per le loro forme mozzafiato e la loro velocità incredibile, queste auto sono il sogno di molti appassionati di motori. Ma c'è molto di più da sapere su Lamborghini di quanto si possa immaginare. Dietro ogni vettura c'è una storia unica, fatta di passione, dedizione e ingegneria all'avanguardia. Di recente è uscito il film Lamborghini, l'uomo dietro alla leggenda, liberamente ispirato al libro Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale, scritto dal figlio Tonino. Il film, ambientato nell'epoca del dopoguerra, narra la storia del fondatore della leggendaria casa automobilistica Lamborghini, che da umili origini come costruttore di trattori è riuscito a creare un'azienda di successo, non senza scontrarsi con un suo acerrimo rivale, Enzo Ferrari. Ma questo video non sarà una recensione del film, anche se c'è una cosa che vogliamo dirvi subito. Il film non ci è piaciuto. Ma in questo video parleremo degli errori che sono stati riportati. Se sei nuovo da queste parti, benvenuto su Lussorich e assicurati di iscriverti al nostro canale. Partiamo con l'errore numero 1, l'incidente. La scena dell'incidente durante la gara con la Fiat Barchetta Sport nel film è una libera interpretazione della realtà, poiché l'evento narrato si svolge in una immaginaria competizione chiamata Terra dei Motori, mentre in realtà l'incidente di Lamborghini sulla sua Topolino elaborata si verificò durante la celebre gara 1000 miglia del 1948, con alla guida l'amico Gianluca Baglioni. Invece di finire in un campo, come narrato nel film, la vettura finì all'interno di un'osteria nella circonvallazione di Fano. Numero 2. Il doppiaggio. Il doppiaggio in italiano è indecente per un film di questa importanza. Il film menziona la Fiat Barchetta Sport come il primo progetto automobilistico di Lamborghini per farsi conoscere. E Ferruccio parla di un aumento di potenza della Topolina originale, portato da 500 a 650 cavalli. Tuttavia questa affermazione è poco plausibile, in realtà si tratta di un errore nella traduzione italiana. Infatti, in lingua originale, Ferruccio parla correttamente di un incremento della cilindrata, da 500 a 650. Un altro errore nel doppiaggio riguarda la potenza del primo trattore Carioca, indicato nel film come 1548 cavalli, una cifra straordinaria per l'epoca, ma che deriva ancora una volta da un errore nella traduzione italiana. In realtà il 4 cilindri Morris del Carioca avrebbe dovuto essere un 3455 di cilindrata con soli 35 cavalli di potenza. Le targhe. La targa della Lamborghini Miura gialla vista nel film, sebbene possa sembrare una targa italiana di Bologna degli anni 60 o 70, in realtà è finta e non corrisponde alle targhe utilizzate in quel periodo. La targa Bologna 01260 non è mai esistita, poiché le targhe italiane del tipo 1927-1994 nel capoluogo emiliano di Bologna iniziano con Bologna 1 e arrivano a Bologna 9, prima di ricevere le lettere davanti al numero. Inoltre, durante il periodo di produzione della Miura, le targhe avevano già 6 cifre e non 5, e nessuna iniziava con lo 0. Questo è un esempio di come anche i dettagli possono influire sul valore di un film. E tra l'altro, nella scena della sfida stradale, le auto utilizzate, la Countach e la Mondial, non hanno alcuna targa anteriore e posteriore. È una scena poco realistica. Numero 4. La Miura. Ferruccio Lamborghini è stato uno dei più grandi visionari nell'industria automobilistica, che ha dato vita a una delle auto più iconiche e potenti di tutti i tempi. La Miura, una vettura che ha segnato una svolta nel settore automobilistico per la sua straordinaria bellezza e prestazioni. Tuttavia, nel film vediamo Ferruccio Lamborghini che immagina il frontale dell'auto e lo disegna su un tovagliolo. Questa scena è romanzata. Ufficialmente, il design della Miura è stato creato da un giovane Marcello Gandini, per la carrozzeria Bertone. Gandini, all'epoca un giovane designer emergente, è stato incaricato di creare un'auto che potesse competere con le Ferrari dell'epoca. Ha risposto con un design iconico che ha fatto la storia dell'auto. Quindi non è stata disegnata da Ferruccio, ma non si può negare che il fondatore di Lamborghini ha giocato un ruolo chiave nella creazione di un'auto che è diventata un'icona del settore. Numero 5. La Lamborghini 350 GT.
La storia della prima auto di serie di Lamborghini, la 350 GT, è una storia di innovazione e di talento. Nel film vengono mostrati i progettisti che hanno dato vita a questa leggendaria vettura, Giampaolo Dallara e Giotto Bizzarini. Tuttavia, nella realtà, la situazione è leggermente diversa. Bizzarini ha progettato il prototipo non marciante della Lamborghini GT, presentata al Salone di Torino del 1963. Tuttavia, ha lasciato l'azienda emiliana prima della produzione della 350 GT. Ad affiancare Dallara in questo progetto ci fu poi un altro importantissimo ingegnere, Paolo Stanzani, il quale ha lavorato per rendere stradale il primo concept. La 350 GT è stata una delle prime auto sportive ad avere un motore V12, una caratteristica che ha reso le vetture Lamborghini così uniche e desiderabili. La sua produzione in serie è iniziata nel 1964 e ha segnato l'inizio di una lunga e fiorente carriera per la Lamborghini. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo deciso di realizzarlo perché Ferruccio Lamborghini è uno dei nostri eroi. Ed è stato un peccato aver sprecato l'occasione di raccontare bene la sua storia. Ah, aspettate, avete notato alcune facce conosciute nel cast? Fortunato Cervino, il celebre Don Pietro di Gomorra, che interpreta il padre di Ferruccio. Clementino, che interpreta Mario. Giovanni Antonacci, figlio di Biagio, che nel film interpreta Tony Renis. È un cameo molto inaspettato, Demo Morselli, che dirige l'orchestra in occasione di una festa in onore di Ferruccio. Avete notato altri errori o facce conosciute nel film? Scrivetelo nei commenti. Assicurati di cliccare mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere i nostri contenuti. Inoltre, abbiamo selezionato questi video che ti consigliamo di guardare. Grazie per essere uno di noi e ci vediamo al prossimo video.